Voi, cari lettori, credete all'amore a prima vista? Sì. Non me ne frega niente. La domanda vera è quella dopo. Credi all'odio a prima vista? Se esiste, questa è la sua storia. Bastardo era un demonio. Bastardo era un cane e anche un demonio, ma anche il suo padrone Black Leclerc era un diavolo. E quando un diavolo e un demonio si mette insieme è un inferno. Leclerc era francese del Quebec, cacciatore solitaire, zingaro della neve. Gli uomini non gli piacevano, le donne neanche. Due o tre volte all'anno scendeva il minimo indispensabile tra gli umani in un posto chiamato Quinto Miglio, una metropoli di 46 anime lungo il grande fiume dove c'era un emporio ben fornito. Lì un giorno trovò perfino una cucciolata di cani da slitta, 6, 5 belli, uno no. Lui prese il brutto e cominciò a esaminarlo. Adesso il brutto sapeva di essere brutto e non gli piaceva farsi esaminare. Così in mano all'uomo cominciò a ringhiare. L'uomo, a vedere sta farin grande così, che ringhiava, cominciò a ridere. Il lupetto, a vedere l'uomo che rideva, ringhiò il doppio. E l'uomo rise di più. Allora, causa un ritiro precoce delle gengive, la risata dell'uomo più che a quella di un umano somigliava a quella di un asino o di un lupo. Praticamente dall'inizio tra i due fu sfida odontoiatrica. Il lupetto, esasperato, a un certo punto morse a sangue il pollice dell'uomo che lo teneva stretto. L'uomo, invece di capire l'antifona e metterlo giù, sempre ridendo, cominciò a stringere pollice e indice intorno alla gola del lupetto, che per un po' fece il baldanzoso. Ringhiò, poi, cominciando a soffocare, cominciò a guaire, cai, finché svenne. L'uomo lo scaraventò sulla neve fredda, lontano dai fratelli. Poi disse: compro quello, ho già il nome, lo chiamerò Bastardo. Nomen omen. Sua madre era una cagna, no. Sua madre era la peggior gatta morta che mai abbia fatto parte della razza canina. Suo padre era un lupo senza denti, troppo vecchio per andare con le lupe. Insomma, era un meticcio, un incrocio, un bastardo. Poteva venire su un cane da slitta, né meglio né peggio di altri. Dal padre la ferocia, dalla madre la furbizia. Ma quel che si diventa da grandi, con buona pace dei seguaci delle grandi nuove scoperte della genomica e della genetica, io credo dipenda un poco anche dall'educazione. Altrimenti è difficile spiegare in quale cromosoma tra i caratteri del lupo è nascosto l'odio. E se non è innato, chi gliel'ha insegnato? L'educazione di un cane da slitta prevede l'uso di bastone e frusta. Viva Dio, non è che il cane sbava dalla voglia di diventare bestia da soma e prima capisce che quello è il suo destino, perché l'uomo da lui vuol questo, meglio è, giusto? Si risparmia fatica inutile e sofferenza. Ma se un cane, invece di obbedire, tenta d'azzannare la mano che lo nutre e che lo picchia, è chiaro che prende più botte degli altri. Aggiungete il fatto che mentre l'uomo picchiava rideva e il cane mentre le prendeva ringhiava, come se avesse giurato a se stesso: ma io con te non piango più, cascasse il mondo. Tra i due si sviluppò un sentimento elettivo a poco, molto affine all'amore, ma di segno opposto, possiamo dire. Ecco, va detto che fu Leclerc a esagerare, specie all'inizio. Quella volta, per esempio, che con una bastonata fuori misura spezzò i legamenti dell'orecchio destro di Bastardo, lasciandolo offeso. Sì, praticamente sordo da una parte. Ma non solo quello, anche nella virilità. Viva Dio, cos'è che guarda la lupa nel maschio? Le orecchie dritte!
Se ne hai una a Sant'Antonio e una a San Giovanni, non cucchi più, è evidente. Lui già bello prima non era, diventò solitario e onanista in seguito a questa cosa. Ma sfruttò a suo vantaggio l'handicap di non sentire, perché imparò a girare la testa con l'unico orecchio buono e la girava dopo un po' così veloce che quando cominciò ad azzannare che i cani da slitta nelle risse ammazzano volentieri, lui si accorse che sapeva mordere a 360 gradi molto più veloce di cani più grossi ed esperti di lui. Divenne un killer con una pessima reputazione, pari almeno a quella del suo padrone nell'uso del coltello, insomma una brutta coppia da trovarsela sulle strade del Klondike. Mai un gesto d'amore durante la formazione dell'educazione di bastardo, mai un gesto d'amore nella sua infanzia. Beh, no, a dire il vero ci fu un umano che tentò di riscattare la nostra specie, non Leclerc, no, fu un giovane prete, padre Volpe, venuto dai territori del sud a portare la parola di Dio in quel mondo desolato. Vedendo il cane così maltrattato, un giorno gridò nel suo idioma dolce meridionale: "Poareto, poareto, poareto, sto can", facendogli una carezza. Ma bastardo non riconobbe né la carezza né l'idioma meridionale e il povero prete non poté più scrivere lettere a casa per 6 mesi. E solo l'intervento di un chirurgo, il dottor Gatto, non ridete, era l'unico specialista di quei territori, gli salvò la mano dalla cancrena. E questa è la sintesi di un anno e mezzo di vita di bastardo. Dopo un anno e mezzo però lui decise: sono adulto, posso ambire a realizzare almeno uno dei sogni della mia esistenza, ammazzare il padrone. All'epoca, fine 800, era un sogno condiviso, si chiamava socialismo, ma quella di bastardo è più una visione anarchico individualista della cosa. Sostanzialmente progetta attentati e mette in campo doti d'attore insospettabili. Gentile pubblico del teatro Carignano, ti sarà capitato di vedere su questa scena attori cani, e io non escludo che anche stasera tu non debba pensarlo di noi, ma di cani attori, per Dio, con competenza ti parlo io, e non di bestie ammaestrate, no, di veri talenti naturali. Aveva il repertorio minimo, un pezzo solo, Can che dorme. Ma come lo faceva? Ma come lo faceva? La prima volta fu letale. Dormivano i cani nell'accampamento da un lato, dormiva l'uomo dall'altra parte, e il fuoco in mezzo si stava addormentando. Bastardo, nell'immobilità, traslava. Immobili erano gli arti, le zampe ferme, la testa bassa e gli occhi chiusi, ma lui, lento come una clessidra, traslava, usando per muoversi certi muscoli dell'addome che i lupi normalmente non sanno nemmeno di avere, a meno che non facciano seminari teatrali sull'uso del corpo a questo scopo. Traslò lento e in 3 ore fu dall'altra parte, e quando finalmente si decise ad aprire gli occhi, cosa riempì il suo campo visivo? Vicino, 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 la gola di Leclerc col pomo d'Adamo che si sollevava. La bava del lupo divenne acquolina e lui fece gnom. Leclerc era il tipo di uomo che, se si sveglia con un lupo che lo azzanna alla gola, sa esattamente cosa bisogna fare. Io credo che gente così la frequentate abitualmente anche voi, vero? Certo, magari ne avete anche sposato uno. Una, succede, signore, succede. Stiamo parlando, per capirci, del tipo umano che quando suona una sveglia in piena notte, a qualsiasi ora sia, egli o ella è sempre al primo colpo in grado di disattivare la fonte. Tac! Dopodiché, lui o lei è già perfettamente sveglio e lucido, sa dov'è e cosa deve fare. Si alza a 90 gradi, mette giù i piedi dal letto e centra sempre le ciabatte felpate, non il pavimento gelido come fanno gli altri umani. Dopodiché
si alza e al buio è perfettamente in grado di evitare tutti gli spigoli carnivori della camera, compreso il famoso stipite della porta del bagno che tante vittime ha fatto nei nostri condomini. Nel bagno è in grado di mettere direttamente il dentifricio sullo spazzolino e non viceversa, ed infilare il giusto orifizio e strofinare, e mentre con una mano strofina, con l'altra intanto twitta. E cinguettando allegramente annuncia al mondo, come fanno oggi le persone importanti: mi sto lavando i denti. Ha già scelto per sé i vestiti la sera prima, e prima di uscire di casa per la colazione, passando in cucina, non deve fare altro che così sulla manopola del gas, perché ha già messo la moka pronta sul fuoco la sera prima. Gente così bisognerebbe ogni tanto saltargli alla gola mentre dorme, o no? Questo era Leclerc, l'umano pericoloso, ma sapeva che fare, per Dio. Rotolò fino a mettere il lupo sotto di sé. Bravo. È giusto. È così che ragiona un erbivoro, un caribù, un alce. Se io sono un erbivoro di 5 quintali e ho un lupo di 50 kg al collo, io rotolo e lo schiaccio sotto di me. Bene. Ma l'uomo non ha lo stesso vantaggio di peso. Ma in più di un alce cosa abbiamo noi? Queste due tenaglie che l'uomo strinse intorno al collo del lupo, come aveva stretto due dita intorno a quelle del cucciolo. È vero che madre natura nel frattempo aveva fornito il collo del lupo di uno spessore di pelo quasi invulnerabile, ma l'uomo non ha alternative: o lui soffoca il lupo o il lupo dissangua lui. Bella lotta, bella lotta. La muta assisteva, per definizione en silence. Secondo la legge del grande Nord, chi perde sarà mangiato. Dunque, pensò la muta, comunque vada, stanotte avremo petit déjeuner sur l'herbe o sur la neige. Durò un tot. Poi l'uomo si accorse che il cane stava riposizionando i denti, ha perso l'aria, non ce la fa più. Affondò le dita nel palato molle e, lavorando, costrinse il lupetto ad aprire la bocca. A quel punto lo strappò da sé e lo sbatté a terra e... una, due, tre, quattro volte! Tramortito bastardo fu lanciato da Leclerc lontano, in mezzo agli altri cani che si avventarono su di lui. Eri stato un compagno, ora sei banchetto. Leclerc tamponò la ferita meglio che poteva, prese la sua frusta e si lanciò sui cani, disperdendoli con la frusta e la parola spaventosa dei canai: zar, zar. La muta, terrorizzata dalla voce dell'uomo, arretrò, riformò il cerchio magico all'interno del quale restarono soltanto Bastardo e Leclerc. Leclerc è bastardo morto, perché era morto, per Dio, non c'è dubbio di questo. L'uomo si chinò su di lui e, per scrupolo, all'orecchio buono sussurrò quel nome: Bastardo. Gentile lettore, può la forza dell'amore richiamare in vita chi è già in cammino verso l'Ade? No! Il mito di Orfeo, la storia di Romeo ci dicono che l'amor non può te salvar chi è morto, ma può te l'odio far la stessa cosa? Non c'è letteratura sull'argomento. Ciò che par sicuro è che Bastardo, arrivato davanti a Belzebù, gli abbia detto: torno dopo. E sentendo l'uomo che lo chiamava, al galoppo sia tornato in vita, aperto gli occhi e, visto la gola di Leclerc così vicino, abbia ringhiato, tentando di azzannarlo ancora, ma l'uomo lo aspettava. Fece lasciò cadere la frusta e, a mani nude,
affrontò il lupo che partiva in balzo e con un uppercut potente, poi un gancio destro, sinistro, bloccò lo slancio del lupo che tentò di colpire l'uomo alle parti basse. Leclerc rispose con un calcio sui denti violento, il sangue schizzava di qua e di là, i colpi si ripetevano, si può dire che fosse un combattimento onesto. Al pubblico piace il sangue sul ring, ma l'uomo si rese conto che gran parte di quel sangue era suo. Stava morendo dissanguato. A malincuore pensò: non posso più giocare col cane. In fondo si tratta di uno schiavo ribelle. Lo punirò. Lo ucciderò facendolo soffrire. A questo scopo prese frusta e bastone e lo colpì. La prima randellata suonò a sinistra, rompendo le ossa, e poi ancora. La prima frustata strappò lembi di pelliccia, mettendo a nudo sangue e fasci muscolosi insanguinati. Un po' alla volta, i colpi ripetuti con maestria dall'aguzzino trasformarono Bastardo in un cuscino sanguinante, senza avanti, senza dietro, che però da qualche parte respirava ancora, perché a ben sentire tra i colpi, come un rantolo arcano, usciva da quella polpetta, e ad ascoltare si intuiva che diceva: padron mio, te voglio ammazzare. Perché Leclerc non affondò allora il colpo definitivo? Perché non sparò al cane? Forse la consapevolezza di che cosa avrebbe significato il giorno dopo restare orfano di tutto questo sentimento, cioè solo. Ma non è meglio un sentimento qualsiasi, anche l'odio, di nessun sentimento? L'uomo strappò due rami da un albero, fece una croce, legò Bastardo in croce, così non poteva fare danni. Lo caricò sul pianale della slitta, lo coprì con due vecchie pellicce, attaccò i cani alle tirelle e lanciò la slitta sulla pista in cerca di soccorso. Marsh! Dopo quella notte era quasi Pasqua quando anche Leclerc risorse. Si aprì una mattina la porta della cabin di padre Volpe a Quinto Miglio. Venne fuori Leclerc a pascolare il primo sole della primavera. La gente lo salutava dicendogli: Monsieur Leclerc, che fortuna avete avuto quella notte quando i vostri cani vi hanno portato fino alla cabin di padre Volpe. E che fortuna, Leclerc, che a casa del prete quella notte ci fosse il chirurgo, il dottor Gatto, che del prete nel frattempo era diventato, diciamo, l'amico.
Uno gli salvò il corpo, l'altro si dette da fare con l'anima. Prima di svenire sotto i ferri dei chirurghi, Leclerc stupì gli uomini, dicendo loro: dopo di me dovrete operare il mio cane. Scusate Leclerc, ma il cane non ha tentato di uccidervi, ma oui, ma non c'è riuscito. Allora credo che ci proverà da capo. Allora vorrei che per quella volta fosse intiero, così lo copo intiero tutta un'altra volta. Operarono il cane. Inchiodarono delle corde al pavimento per tenerlo fermo che non ammazzasse i chirurghi. Era ridotto malissimo. Ma una notte, dopo 15 giorni di convalescenza, Bastardo mangiò la corda e scappò. Stette lontano per quasi un mese, nella foresta. Quando tornò, era completamente guarito. Evidentemente sua madre gli aveva lasciato in eredità almeno 5 delle 7 vite a cui hanno diritto i gatti e anche le gatte morte. Quando tornò, Bastardo si piazzò a 50 passi dalla porta della cabin. Non era legato, ma nessuno poteva avvicinarlo. Ringhiava, ma non scappava. Sapeva che l'uomo era dentro e aspettava. Quando 2 settimane dopo la porta si aprì, Leclerc uscì, il cane ringhiò subito piano, annusando l'aria. L'uomo, sentendo il ringhio lontano, accennò un sorriso. Il cane alzò l'orecchio buono, intercettò quel riso e ringhiò più forte. Leclerc a quel punto rise fino a farsi saltare i punti appena dati sulla gola. La sfida odontoiatrica riprese. Fece il segno della croce il prete e disse: Leclerc, venda quel cane o lo uccida. Tutto ciò è contro Dio, è contro natura. Quel cane la porterà alla perdizione. Padre, rispose l'uomo, dites-moi, ma dov'è Dio in tutto ciò? Regardez, padre, guardate questa montagna piena d'oro e aspra, guardate questo fiume com'è ostile, guardate la foresta, gli animali selvatici. Questo è un mondo ostile in cui anche Dio si ritira 6 mesi all'anno, perché anche per lui è tutto troppo freddo e lascia tutto al buio. Senza di noi non ci sarebbe Dio qui. Se io mi arrendo a un cucciolo ostinato di lupo, come può l'uomo ambire a civilizzare questo mondo per noi e per Dio? Rispondetemi, padre. Leclerc non esponeva facilmente le sue idee, la sua filosofia. Quasi pentito di aver parlato così tanto, appena guarito, chiese licenza e, ringraziando il prete che l'aveva guarito, si allontanò e per 2 anni si persero le sue tracce. Si dice che arrivò con i suoi cani fin quasi al circolo polare artico, lavorando per la grande compagnia del fiume Hudson. Beh, portò con sé anche Bastardo. E Bastardo conobbe il prezzo di aver sbagliato il colpo. Sì, Leclerc gli insegnò la tortura della fame e della sete, del bastone e della frusta, ma soprattutto gli insegnò la tortura della musica. All'uomo piaceva suonare l'armonica a bocca. Lo faceva quando era sicuro che nessuno lo sentiva. Nel raggio di 100 chilometri, allora si sfogava. Adesso voi mi insegnate, no? Cosa piace ai francesi? Foglie morte, roba triste e giù così, eh? Il cane, dopo un po', si piazzava nell'angolo più lontano della cabin. Appoggiato con la schiena ai tronchi, si metteva sulle zampe di dietro, tirava sulle zampe davanti come un vecchio pugile suonato. Cominciava a ingaggiare un combattimento con le note per tenerle lontane dall'unico orecchio buono che aveva, ma le note, si sa, sono carogne, prima o poi bucano, e si capiva che bucavano perché il labbro cominciava a tremargli, sì, e da dentro, da qualche parte, lo sentivi che prima o poi partiva un ululato a respirazione circolare, basso continuo,
Questo voleva Leclerc, un bordone su cui improvvisare dissonanze audaci, che un cercatore d'oro tedesco, un certo Stockhausen, che passava da quelle parti, sentì restandone folgorato al punto di imboccare dritto la via della dodecafonia contemporanea. Sono cose brutte. Io ne conosco di gente che suona che mi dice: ma sai che quando io suono il mio cane canta? E che tu non capisci le parole. Ti sta dicendo basta, 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 basta. Dura 5 anni la storia. Finisce quando Leclerc si trova un socio, Tim Brown. Per Dio, chi di voi l'ha conosciuto può testimoniare quanto brava persona fosse Tim Brown. Tutto il contrario di Leclerc. Che cosa facessero questi due in società non è dato di capire. Certo che litigavano, questo lo sapevano tutti, litigavano, litigavano, per Dio. E allora il giorno in cui Leclerc con la sua canoa tornò indietro a Quinto Miglio col cane bastardo, ma senza Tim Brown, e in più Leclerc aveva un buco di fucile nella spalla qui, e tutti sapevano che erano partiti insieme e prima di partire avevano litigato. E allora la brava gente di Quinto Miglio fece 2 più 2 e gli chiese: Leclerc, dov'è il tuo socio? Rispose: il è mort. Allora capì che l'è mort. Chi la copà? No, c'est pas moi. E chi se sta? Les Indiens. Les Indiens sto qua. No, c'est vrai. Se c'est vrai, raconte, mais sans balle. D'accord. On était dans la rivière, dans les kayaks, et là un pagaillé. Tout, nous sommes parés. Dans la buscaille. Moi, il m'en chapeait à l'épaule. Ici, m'a fait mal, bastance mal à l'épaule. Mais à lui, à Tim Brown, il m'en chapeait dans la panse. Et il est tombé dans l'eau. Mais il ne savait pas nager. Je lui avais dit beaucoup de fois: impare à nager, que non, ça se marque, non, ça se marque, non. Mais lui, testard, il ne voulait pas. En plus, l'eau elle était profonde, bastante froide, il y avait la courante. Moi je devais sparer aux Indiens, un l'autre a pas, l'autre quelque chose que fait anche lui. Après je suis venu ici pour vous demander au secours. No, la brava gente di Quinto Miglio non credette né al contenuto né alla traduzione della storia di Leclerc. No, in base alla legge del giudice Lynch, lo condannarono in piccagione per l'omicidio del socio. Lui si professò innocente, non ci fu niente da fare. Ma era brava gente, non avevano mai impiccato nessuno. Era un grande avvenimento. Di colpo guardarono il paese e tutto gli sembrò brutto, maltenuto. Dissero: no. Ah, no, vogliamo un patibolo nuovo di zecca. Per Dio, questo sì, è perfetto. Poi ci voleva una corda saponata da impiccagione, ne fecero una con sapone di Marsiglia, di un sapone profumatissimo. Fecero un nodo scorsoio che pareva una cravatta. Fecero le prove, fecero salire il condannato legato con le mani dietro la schiena sopra il patibolo, misero il bidone sotto all'albero più bello che c'era, col ramo più solido, passarono la corda intorno al collo, sul ramo, fecero la prova, gli chiesero: allora Leclerc, come va? E lui rispose: tira. Gli dissero: guarda, tira perché è nuova, poi si adatta. Hai un ultimo desiderio? Disse: sì, vorrei vedere impiccare il mio cane prima di me. Nessun problema, siamo d'accordo. Il cane era lì, non si era mai allontanato, anche durante il processo. Pensava: se qualcuno ha bisogno della mia testimonianza. Il boia preparò una corda più sottile, un nodo scorsoio, e stava per passarla intorno al collo del cane quando incrociò lo sguardo di padre volpe, che senza dire parola, solo con lo sguardo, gli fece capire qualcosa tipo: ocio. Esitò il boia. La gente chiese: perché non lo impicchi? Rispose: dorme. Non vorrei si svegliasse male. Aspettiamo. Aspetta e spera, che ancora un po' sta recita del cane salva il padrone.
perché dal fiume arriva una lancia a motore con dentro due giubbe rosse che traina una canoa con dentro due indiani, uno morto, Castoro, uno ferito, Orso, e i soldati dicono: brava gente, fermate quell'esecuzione, non è lui, non è il francese che ha ucciso Tim Brown, sono stati questi qua, gli indiani, il ferito qui ha confessato. Esplose la rabbia della gente. Basta. Con questi indiani. Basta. Con questa microcriminalità. Che tornino a casa loro. Ma che cazzo a casa loro? Siamo noi che siamo venuti qua, loro erano già qua da prima, sai, pignolo. Impicchiamoli. E dai, uno è già morto, pignolo. Per il quieto vivere, decisero di impiccarli entrambi. Disse, tanto al morto male non gli fa. E allora, siccome era istruttivo, andarono tutti, anche i bambini, al fiume a impiccare gli indiani. Leclerc, a vederli partire, disse, ma scusate, ma vengo anch'io a impiccare gli indiani o no? E loro gli dissero, no, tu aspetta là mezz'oretta che poi torniamo. Lui disse, ma perché devo aspettare qua mezz'oretta? Perché anche se stavolta non hai fatto niente, con tutte quelle che hai combinato, dai, male non ti fa. Leclerc era il tipo di uomo che se si trova su un patibolo con la corda tesa al collo, lui sa esattamente cosa bisogna fare. Ringraziare Dio che tra mezz'ora è finito tutto. Poi però il suo pensiero corse a Bastardo. Dorme? O fa finta? Nel dubbio Leclerc decise di attenersi alla terza legge del Klondike. Non svegliare il can che dorme. Ma quello era un attore. E vedendo il pubblico che andava via, pensò, se non cambio repertorio son morto. E lì per lì inventò un titolo nuovo, Can che se sveglia. Lo fece benissimo. Per la prima volta in vita sua, guardando Leclerc, invece di ringhiare, fece anche... Poi iniziò perfino a fare le fusa. Questo l'aveva preso dalla madre. Ma trovandosi il padrone sopra il patibolo, fu costretto a fare le fusa al bidone. L'uomo, già in equilibrio precario, ogni volta che il bestione affettuoso strofinava, era costretto a compensare per non essere soffocato. E cominciò a riflettere su quanto più pericoloso sia l'affetto dell'odio. E traduceva tutto questo a gran voce nel nome del suo cane. Bastardo, bastardo, bastardo. Quello lì ormai lanciato decise di finire lo spettacolo con l'imitazione di un animale, il caribù in amore. E guardò il padrone come se fosse il rivale. Leclerc vide spuntare le corna mimetiche sulla testa di Bastardo. Lo vide guardarlo per l'ultima volta, dopodiché il cane cominciò a raspare il terreno, prese la rincorsa all'indietro, abbassò la testa e si lanciò a tutta velocità contro il bidone, così! La brava gente di Quinto Miglio arrivò mezz'ora dopo e vide la ballata dell'impiccato. A farlo ballare era il cane, con le ganasse attaccato alle caviglie del padrone. Aveva trovato la sua nuova vocazione. Farò il burattinaio. Talmente preso da questo nuovo mestiere, Bastardo fu il solo a non sentire l'inevitabile colpo di fucile che segnò la fine del tutto.